Allora, la via attacca a destra di quella cresta innevata che si vede qua in basso, c'è una macchia gialla. Lì a destra su queste placconate grigie va su abbastanza dritta, con andamento a un certo punto verso sinistra, punta a quella macchia d'erba, quella zona erbosa che c'è a 2/3 di parete, e poi da lì si sposta a destra, decisamente verso la macchia gialla, e sale più o meno sul bordo destro, per poi ritornare verso sinistra e prendere un cammino che porta praticamente sulla cuspide sommitale, quasi, quasi in vetta. Un giorno ero qua a lavorare, stavo mettendo a posto delle cose al computer del lavoro e mi è arrivato un messaggio dal Bach con scritto che aveva appena fatto la solitaria lui e mi ha mandato questo messaggio con scritto: devi andare a provare la via del detto in libera, no? Io avevo quest'estate da poco ripetuto una via in tre cime tutta in arrampicata libera e allora lui mi ha mandato questo messaggio un po' magari sull'onda dell'entusiasmo e bonk. E poi a luglio avevo conosciuto, cioè non è che l'avevo conosciuto perché lo conoscevo già, però abbiamo avuto occasione di passare una giornata esilarante insieme io e Luca a bere vino. E boh, che allora così ho deciso di provare a coinvolgere lui in questa avventura qua, no? Al solito te c'è lo zaino leggero e lo stronzo c'è lo zaino himalayano, ma vabbè. Beh, Luca, io neanche lo conoscevo, non ci avevo mai scalato insieme. E poi viene un po' da un ambiente diverso dal mio. Però mi piaceva l'idea di provare a fare sta roba qua con lui, perché è una persona che per certi versi mi incuriosiva, no? Il Sassocavallo, da quando ho iniziato a arrampicare, è sempre stato un po' il sogno nel cassetto, soprattutto da quando ho iniziato a vederlo con l'occhio di un arrampicatore, di uno scalatore, quindi ho iniziato a conoscere le vie che c'erano tracciate, le varie storie relative agli alpinisti che avevano aperto le vie su questa parete. La Via del Det è stata aperta nel 1974. È una via sicuramente bella, su una roccia a mio avviso incredibile, con una linea eccezionale, e che però necessita di un livello in arrampicata abbastanza deciso. È stata ripetuta da noi nel 2011, come prima, per la prima volta in arrampicata libera, quindi in mezzo ci sono circa 37 anni. In questi anni ci saranno state sì e no 6 o 7 ripetizioni integrali, però in arrampicata, cioè con uso di arrampicata artificiale, quindi con uno stampo classico. Ci sono stati diversi tentativi che non sono andati a buon fine, e diciamo che tutte queste cose hanno fatto sì che
che si alimentasse attorno a questa via, tutto questo alone di mistero, tutte queste incognite. Abbiamo tirato matti tutti, anche lo zio del Luca che ci ha ospitato là al casello, insomma i suoi amici, era un po' tutto un fermento, no, Mandello, e è stato bello anche per quello. E niente, poi insomma preparata la via, pim pum pam, un giorno siamo andati su, poi l'abbiamo poi fatta. Ma sì, dai, c'è sto alone di mistero, ma alla fine magari non è neanche così sto demonio, no? Ma vedremo, adesso andiamo su. Adesso tanto c'è da camminare ancora. Partiamo alle 6 del mattino, carichi come dei muli. Andiamo piano perché siamo scoppiati. Arriviamo alla base della parete, siamo già sfiancati. C'è un'oretta, arriva il sole. Ah, sulla Rosalba. Iniziamo a guardare dove attacca la via, cercando di capire dove è la prima sosta, dove è la seconda, se si vede qualche chiodo, qualche cordino. E poi niente, iniziamo a preparare il materiale. Sappiamo che comunque staremo in parete 2 giorni, non abbiamo tanta fretta. Cioè iniziare a sistemare anche un po' la chiodatura, sistemare le soste, poi dove arriviamo, mettiamo giù le fisse e scendiamo. Cioè anche se facciamo solo 2 tiri, però che siamo già a posto. Qualche re, un po' alla volta gli andiamo indietro. Iniziamo a attaccare il primo tiro. Attacca qua, no Luca? Dove c'è il chiodo col cordone, poi 2 pressioni. Sì, attacca lì. Che poi va fuori a sinistra, giusto? Sembra difficile sto tiro. Il primo tiro diciamo che rivela subito la vera identità di questa via, che è una via che ci darà del filo da torcere. Vai Udinì! Perché la placca iniziale è veramente compatta, molto chiodata, ma con un'arrampicata difficile da capire, tutto un traverso di 30 metri, con una sequenza finale in una fessurina per rimontare uno strapiombo e arrivare sulla cengia della prima sosta, davvero difficile. Era bello sporco, Luca, sto tiro? Sì, era pieno di ciuffetti d'erba, un casino della Madonna, perché poi i buchi ci sono, gli appigli ci sono, però, cazzo, anche questa fessurina qua finale, bagai. E pensare che il det l'avesse superata con gli scarponi è stato veramente emozionante quel giorno. Il DET è, ma fondamentalmente per me, è uno dei più grandi alpinisti che ci sono stati a Lecco, e forse non solo. Ma non solo uno dei più grandi alpinisti, secondo me è una persona con uno spessore non indifferente, che non è una cosa secondaria. Alla fine le persone non si misurano da quello che fanno in montagna. Si misura un po' da quello che fanno anche nella vita, no? E dalle piccole cose. Ecco, vedi qua, quando ho comprato questo terreno qua era un rovo, proprio un ruedè, no? Come vedi. E poi con l'aiuto dei figli abbiamo pulito, poi piantato gli ulivi, e nella mia mente mi immagino già fra 20 anni, capisci, non ci sarò più, però il bello della vita è sognare in avanti, capisci? Me la pensi se dopo, ognuno la pensa a suo modo. È un personaggio, dalle mille sfaccettature, è un personaggio da conoscere, da ascoltare. Al di là dell'alpinista, perché il valore dell'alpinista è stato riconosciuto a livello, direi, mondiale. Perché le vie che ha fatto lui sono lì da vedere, cioè sono lì da ripetere. Se in tutti questi anni hanno avuto così poche ripetizioni, un motivo ci sarà. Non è un caso. Le grandi soddisfazioni nella vita, se te lavori la terra, te li dà la terra, non la società. Quando parla ti pietrifica, cioè quello che dice ti entra dentro. E non puoi dimenticare la prima volta che sono andato a arrampicare, sono andato con mio cugino Gigi, che abita ai Resinelli, e lui era già esperto, io invece era zero, e malecato. Quando siamo andati al Nibbio,
quando sono arrivato in cima le ho detto ma l'arrampicare è tutto qua. Cioè ogni tiro della sua via noi ci facevamo delle domande. Ma 40 anni fa quest'uomo che è arrivato in questo punto con degli scarponi rigidi, ma chi gliel'ha fatto fare di andare di qua? Ma cosa aveva in testa? Ma chiunque sarebbe tornato indietro. Fa quasi paura a noi che vediamo sui chiodi coi cordini, cioè lui che non vedeva sui chiodi e non vedeva sui cordini. Ma cosa aveva in testa? Qualche forza aveva per trascinare dietro anche gli altri poi. Perché comunque farsi trascinare in un'esperienza del genere, cioè deve essere, cioè devi capire che devi credere veramente in quello che sta davanti e tira la corda. Beppe ci vede nei suoi allievi preferiti e ci invita a andare via al Sasso Cavallo, che da qualche anno che lui la introide a destra della mitica Oppio. Ci propone questa salita che per noi è un sogno solo pensarla. Pensiamo di essere preparati, ma arriviamo sotto la parete e ci spaventiamo molto perché questa parete ci cade addosso e avendo solo 19 anni sembra tutto, sembra che siamo capaci di rompere il mondo, di spaccare il mondo, ma in realtà siamo come formichine, non riusciamo nemmeno a fare un metro se non con la corda davanti. Abbiamo già qualche esperienza, ma il DET è lui che comanda, è lui il manovratore di tutto. Ero molto sicuro di me stesso, capisci? Sì. Molto sicuro di quello che affrontavo, di quello... Mi ricordo il secondo anno che arrampicavi o fai la ripetizione della Bunate. Il primo anno ho fatto il Gran Capucin, la Nord-Est al Badile, la Nord del Disgrazia, prima anche arrampicavi, ecco. E sempre da capo cordata. Dunque partiamo nell'ottobre del 73 e cominciamo a assaggiare il primo tiro di corda e questo pure vediamo che dopo 4-5 metri ci sono già due chiodi a pressione di un tentativo precedente che non sappiamo chi. E DET prova e quel giorno riesce a fare anche 30 metri, si scoraggia un po' all'inizio ma poi trova dei piccoli buchi, dei piccoli speroncini e riesce col suo artificiale e la sua leggerezza a salire delicatamente e dunque dice beh si può provare. Questa roccia così bella, così chiodata, diciamo, se la via è tutta così, cioè due giorni facciamo la via. E invece già dal secondo tiro capiamo che abbiamo sbagliato a fare i conti, cioè non abbiamo ben in mente con chi abbiamo a che fare, non abbiamo ancora capito chi è il DET. Ci mettiamo circa un'ora per capire dove va il secondo tiro e quando capiamo siamo già fuori via. Dobbiamo attrezzare una sosta fuori via per rientrare sulla via originale perché abbiamo sbagliato via. Alla fine è venuta notte e ci caliamo per passare lì la sera. Dal casello della Spaola che praticamente resta di fronte al Sasso Cavallo guardiamo con la specula per capire dove eravamo arrivati e cercare di intuire invece dove andasse la via. Ma ero abbastanza giusto, eh. Da me eri troppo a destra. Ti dico che ero giusto.
Ah, e un po' a destra verso quella macchia d'erba lì, no? Però mi sa che dopo va su dritto. Bene. Bel caffettino in questo clima tardo autunnale. Il giorno dopo risaliamo, individuiamo dov'è il terzo tiro e riusciamo ad arrivare sotto al quarto tiro, che è il liedro strapiombante. Lì la via inizia a essere meno chiodata, più da ricercare, troviamo dei chiodi marci, troviamo dei cuni di legno, anche quelli che praticamente escono solo col pensiero, e quindi c'è già un bel lavoro di pulizia, degli appigli, di ricerca dei passaggi, di sistemazione della chiodatura. Mi sembra che sia verso il 20, il 17 di marzo del 1974 e siamo io ed Ed. Saliamo, mi fa andare davanti, diciamo, fino alla parte attrezzata, cioè a due lunghezze dal primo tetto, e da lì inizia a superare il primo strapiombo che impiegherà un giorno e mezzo. Poi il tempo ci prende la sprovvista, comincia a nevicare, bivacchiamo una volta in salita e una volta in discesa e andiamo a casa. 10 giorni dopo, di sabato, riusciamo a ritornare al Sassocavallo e riusciamo a salire in libera il quinto tiro, che non eravamo ancora riusciti a fare, e attrezziamo il sesto tiro, che è una placca molto compatta, di difficile lettura, e il settimo tiro, che è uno strapiombo con roccia, diciamo con la roccia meno bella della via. Aspetteremo ancora 15 giorni e per fare l'assalto finale risaliamo con le corde fisse fin sopra il tetto. Io, come faccio il secondo tiro, forse il gelo, forse il freddo, come mi attacco il primo chiodo mi esce e faccio un volo di 8 metri. Dead pensa sempre subito, è andata male, adesso va male, dobbiamo andare a casa, invece reagisco, lo supero, pianto un altro chiodo e andiamo a bivaccare quel giorno sopra il secondo tetto, che Dead impiega quasi una giornata per superare questo tiro. A mezzogiorno siamo dove volevamo, siamo in largo anticipo sulla tabella di marcia, il tempo è perfetto, non c'è un filo d'aria, si scala in maglietta, non si potrebbe chiedere di meglio. Partiamo, fa un po' freddo perché siamo ancora ai inizi di aprile, la giornata è bellissima e tutto, e arriviamo sotto all'ultimo strapiombo, l'altro tetto, dove lì bivaccheremo un'altra volta perché Det avrà notevoli difficoltà per la chiodatura, per lo strapiombo, per superarlo. Purtroppo però quando arriviamo sotto lo strapiombo c'è un attimo di sconforto. Il tiro è molto strapiombante, la roccia sembra compattissima e non sembra per niente facile. Infatti quando iniziamo a provare il tiro ci vuole un po' per capire, all'inizio sembra di non riuscire a passare in libera, ci sono degli appigli piccoli, qualcosa si rompe, qualcosa non si vede, va spazzolato, va pulito, c'è la terra. Insomma, per venire a capo di questo tiro ci sono volute quasi 4 ore. Riusciamo tutti e due a scalare il tiro in libera e ci rilassiamo un po', nel senso che diciamo, vabbè sì, mancano 3 tiri, sono facili, abbiamo ancora tempo,
problema è che anche lì il dead non finisce mai di stupirci. Iniziamo a rincorrere questi chiodi in questa via che è sempre nascosta, che continua a girare, cerca i punti facili della parete ma che non sono mai facili, devi sempre arrampicare, devi sempre capire dove attraversare, se sei troppo alto devi tornare indietro, se sei troppo basso devi salire ancora un passo, devi intravedere il chiodo, non capisci mai dove andare, cioè questa linea veramente fino alla fine ti tiene impegnato. Infatti arriviamo in cima che praticamente il sole è già tramontato, non facciamo altro che stringerci la mano. Buon, è stato bellissimo arrivare in cima alle 7 di sera con l'ultima luce. E arriviamo in vetta dove ci aspettano gli amici. Una festa incredibile. La vostra impresa non si può dire che è superiore, è di un altro sistema, un'altra pagina, diciamo, dell'alpinismo d'oggi, no? Se non c'è male. A livelli che ai nostri tempi si sarebbe mai sognato arrivare, per forza, almeno da parte mia, sebbene che mi piaceva la libera, però avrei mai sognato quella roba lì. E quando scendiamo dalla Val Cassina c'è una talmente tantissima neve che dalla bocchetta scendiamo 100 metri e poi ci sediamo col culo con su un mucchio di materiale corte. Alla sera in circa 20 minuti siamo alla base del Sasso Cavallo. E lì facciamo festa con quello che abbiamo. Abbiamo dello spumante, delle bistecche alla piotta, ma dopo già un quarto d'ora dormiamo tutti, siamo troppo stanchi. Messo. Ciao Dina. Dove siete andati? Sasso Cavallo. Che abbiamo fatto? Cosa bevete? Va bene, siamo Calabrese. La bevi? Una birra grande. Prima di andare su. Dina, ci porti una birra? Ma io sono telefonato al DET. Beh, lui sicuramente era probabilmente emozionato, probabilmente ci credeva poco che potessimo fare questa cosa qua, no? E allora, vabbè, sono tornato su un'altra sera, gli ho portato una bottiglia di vino e poi non l'abbiamo bevuta quella sera lì, purtroppo. Però è stato meglio così, perché lui ci ha scritto sopra da aprire quando faranno la libera e con la data. Thank you.
looking out the window past the old lace curtains and outside.